Un saluto a tutti i telespettatori da casa di RTN TV. Ovviamente noi questa sera ci troviamo in un teatro veramente molto bello, Teatro Land di Sant'Arpino. Perché mai? Perché questa sera siamo per una gran bella sfilata di moda. Tra poco andiamo tra le modelle, andiamo praticamente il capostipite, colui che ha organizzato questa gran bella serata questa sera. Insomma, andiamo dal presentatore, sarà qualcosa di veramente bello, particolare. Sempre RTN TV, guidateci da casa, vedeteci, perché è un programma veramente number one. Giù le brande! Ferma questa, che stai facendo? Allora, salve a tutti, buonasera, siamo qui al Teatro Land di Sant'Arpino perché questa sera c'è veramente una gran bella sfilata di moda. Allora, noi ci troviamo con l'organizzazione, ovviamente Michele Trasparente. Buonasera Michele. Buonasera a voi, è sempre un piacere collaborare insieme a RTN. Senti Michele, ci devi spiegare un po' che consiste questa sfilata questa sera? Beh, una collettiva dove portiamo in passerella alcuni negozi di Sant'Antimo molto importanti, partiamo dai bambini per finire con la sposa e ospite della serata avremo da Made in Sud Tony Fido. Quindi sarà una serata veramente interessante, ci divertiamo tutti quanti, però il tema principale di questa serata è la moda. Praticamente si inizia dai bambini fino ovviamente a queste belle ragazze che già sto vedendo delle prove dietro di me, che stanno facendo delle prove, e questa è una cosa importante. Ricordiamo che ci sono tanti sponsor questa sera tra Sant'Antimo e altri paesi, ci troviamo qui ovviamente a Casandì. Vogliamo dire ancora qualche altra cosa per quanto riguarda questa sfilata? Questa è la prima sfilata che fai, ma ne penso che ne fai tante tante. Lo so che sei un nome conosciuto per quanto riguarda la zona, mi diceva praticamente il direttore di RTN. C'hai qualcosa praticamente in progetto per il futuro, per il 2014? Mercoledì prossimo saremo a Caivano per quanto riguarda Natale Moda, è una collettiva uguale a quella di Sant'Antimo però con i negozi di Caivano. Per quanto riguarda i progetti del 2014 c'è sempre il tour estivo più altre situazioni che cercheremo un po' di mettere in piedi nonostante il periodo non è quello dei migliori. Non è un periodo, cioè il periodo di crisi, però ovviamente come mi dice Michele Trasparente noi ci difendiamo da questo periodo di crisi, cerchiamo di fare sempre qualcosa di buono, qualcosa di particolare per quelle persone che amano realmente la moda. Quindi noi questa sera ovviamente ci troviamo qui al Teatro Land di Sant'Arpino con Michele Trasparente, tra poco andiamo anche dal presentatore, grande amico mio, Anthony Palmieri, che ha lavorato con me in radio per tanti tanti anni e questo mi fa piacere anche ovviamente intervistarlo. Allora Michele, a dopo, anche questo è un piccolo backstage perché dopo ti vediamo anche te nei panni un po' più particolari, diciamo, nella moda di questa sera qui a Sant'Arpino. Va bene, un arrivederci, a tra poco. A fra poco, come dice Michele Trasparenti. Allora, a tra poco per tutti gli spettatori che ci vedono da casa, RTN TV, questa emittente che si sbanda in tutta la Campania. Grazie veramente perché questa sera è veramente una puntata number one. You make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to beat, make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to beat, make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to beat. Oh, 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 oh. Siamo sempre di RTN TV per tutti i telespettatori da casa. Sempre Renato De Carmine per voi. Ci troviamo ovviamente sul palco dove questa sera praticamente ci sarà questa gran bella sfilata. Questa sera ci sono veramente tanti artisti, ma ovviamente tra poco io vado proprio dal capostipite, che è un grande presentatore, grande amico mio, Anthony Palmieri. Tra poco lo andiamo a intervistare, va bene? Allora, un momento bello, un momento particolare, vi parlavo poco fa di questo grande amico mio Anthony Palmieri, che è stato un grande DJ, ha avuto a che fare con le radio tanti tanti anni fa, però io lo vedo adesso sempre in forma, però lui è un grande presentatore, showman, questa sera praticamente per questa gran bella serata di moda qui al Teatro Land di Sant'Arpino. Ciao Anthony. Ciao Carmine, che piacere vederti. Il piacere è tutto mio, sei sempre number one. Ogni tanto con Anthony Palmieri io mi sento su Facebook, ci facciamo gli auguri, le cose come vanno, e so che è una persona che lavora tantissimo e questo mi fa piacere. I tempi belli della radio, indimenticabili, dove partecipavamo insieme sempre affettuosamente, insomma facevamo un sacco di serate, parlavamo con un sacco di gente ed è una bella cosa. Vabbè, perché poi c'è rimasto tutto questo, no? Io ricordo di te che tu facevi una super classifica veramente, sì, eccezionale. Ricorda anche, lavoravi anche a Radio Umbrasound, Radio Umbrasound e Anthony Palmieri con la super classifica. Infatti ero alla classifica, facevo la domenica mattina che era molto tagliente, ti ricordi?
criticavamo un poco tutti i cantanti che non ci piacevano, presentavamo sempre brani in anteprima, è stata una bella esperienza. Ma diciamo che tu tanti anni fa, adesso hai un nome per quanto riguarda la moda, le sfilate, perché poi sì, tutte le sfilate si parla sempre di Anthony Palmieri, ma tanti anni fa, siamo un po' vecchietti, circa 15 anni fa, Anthony Palmieri a Rate Umbrasante era uno dei migliori speaker e DJ per quanto riguarda le super classifiche. Poi facevo anche Radio Alba Rete 5. Con me hai lavorato con Alba Rete 5. Poi ho fatto Radio Telesia, insomma dei ricordi. E grazie a Facebook te l'ho ritrovato, amici che non vedevo da una vita, amici di radio. Guarda, è stata una bellissima esperienza quella di ritrovare poi tutte queste persone che ci hanno legato un po' la nostra adolescenza, la nostra cultura musicale, no? Adesso ci siamo formati proprio con le radio, con la musica, ed è bello, fatelo anche voi. No, questa è una bella cosa, devo dire la verità. Ma poi come mai dalla radio all'improvviso alle sfilate di moda? Oltre che già sapevo che tu presentavi sfilate di moda, però adesso hai lasciato un po' la radio proprio per darti... Io facevo sempre, nella mia vita, sempre sfide. Prima facevo il DJ in discoteca, poi dissi, vabbè, mi sta stretto, voglio fare la radio. La radio, ho fatto 20 anni di radio, dissi, vabbè, inizio a fare le sfilate di moda. Prima ne facevamo uno o due all'anno, oggi ne facciamo 20, 23. Quindi abbiamo allargato il giro, perché poi c'è sempre quel momento di professionismo che deve comunque legarti, cioè bisogna essere sempre aggiornati nei tempi. Io per esempio vedi, taglio le presentazioni a 30 secondi, non uso più il signore e signori, non uso più fate un applauso, cioè cose ormai... Non si portano più, non è perché c'è ancora qualcuno, tipo io, fate un applauso perché io presento molte feste di piazza, è diverso il lavoro che faccio io e il lavoro con Anthony Palmieri, lui è molto nel professionale praticamente per quanto riguarda la moda, le sfilate, questi attori così, però io mi ricordo di Anthony Palmieri, oltre lui molto bravo su tante radio, però la super classifica, quando si parlava di super classifica si parlava solo di Anthony Palmieri, penso che è la verità. Indimenticabile super classifica, che era anche molto... nuova, era tagliente, insomma era moderna, insomma allora... Vabbè, comunque questa sera siamo al Teatro Landi e... Che cosa si fa? So che è una sfilata di moda, su che cosa si basa? So che ci sono molti sponsor. Noi abbiamo le sfilate di moda che si creano intorno poi al nome di Michele, che è il nostro direttore artistico. Hanno questa funzione, quella di incentivare un po' il commercio, sai, un periodo di crisi. Stavo parlando prima con Michele. E quindi c'è questo fatto che la gente partecipa, tu leghi eventualmente negozi diversi che sfilano in passerella, sponsorizzazione di stand, quindi si crea un momento di aggregazione con la gente. E su questo è fondamentale, perché poi la gente vede l'abbigliare dell'inverno, vede le idee che per il prossimo Natale, quindi vedere una cosa in passerella indossata dalle modelle riesce anche a darti un'immagine più bella e magari puoi trovare la cosa che ti piace e te la vai a comprare. Quindi sarà qualcosa per quanto riguarda la moda questa sera, sul classico, moderno? Sì, no, abbiamo un po' tutto, diciamo. Abbiamo un po' tutto, gli abiti da sposa, abbiamo l'abbigliamento, la bigiotteria, le scarpe, tutto quello che è il wedding per quanto riguarda la parte stendistica. E poi come finale abbiamo ospite Tony Figo di Made in Sud. Made in Sud, Tony Figo l'ho intervistato più di una volta. No, volevo dirti, ma so che questa sera ci sono anche i bambini, c'è anche qualcosa per quanto riguarda l'indumento per i bambini. Anche i bambini, perché è con loro che di solito si inizia sempre, sai, da questa fanciullezza, l'ingenuità dei bambini però piace perché la gente applaude, quindi... c'è anche un abbigliamento anche per loro, certo, sì. E allora questa sera provare per credere questa gran bella sfilata di moda qui al Teatro Land di Sant'Arpino, praticamente proviamo a vedere questo grande amico mio che è Anthony Palmieri, veramente number one, molto bravo, una bella persona, quindi io questa sera me lo gusterò dietro all'obiettivo delle camere di RTL TV. E poi ce lo vediamo in TV insieme. Ok, Anthony Palmieri questa sera, tra poco, grazie. Allora salve a tutti i telespettatori, tutte quelle persone che ci stanno vedendo, siamo in questo momento dietro le quinte, dopo aver intervistato il grande amico mio Anthony Palmieri, praticamente tra poco andiamo tra le modelle. Allora, buonasera, come ti chiami? Buonasera, io sono Giomaira, buonasera RTN. Buonasera Giomaira, senti una cosa per quanto riguarda questa sera, tu sei una delle che deve sfilare ovviamente. Un'indossatrice, dovrò sfilare come me e anche altre ragazze, quindi siamo un po' frenetiche stasera, ci stiamo preparando. Da quanto tempo tu sei modella? Da tanto tempo, credo. Da un bel po' di tempo, da più di 6-7 anni. Gli abiti che ti piacciono indossare di più? Adoro tantissimo l'alta moda e il prêt-à-porter, però questa sera faremo anche la sposa, intimo, pigiami, anche borse, accessori, dall'elegante al romantico a un po' più aggressive. Quindi sarà un momento veramente di moda, un momento fresh, come dice Renato De Carme. Vogliamo salutare un po' tutte le persone che in questo momento ti stanno vedendo? Ok, people,
gente, un bacio a RTN, sempre in contatto con noi, quindi grazie, vi mando un bacio.